Ciao a tutti dal Cadeve e benvenuti in un nuovo video. Come sapete l'altro giorno era San Valentino, auguri, felicitazioni, figli maschi e tutto il resto, ma soprattutto il 14 febbraio dell'anno 2014 è uscito il primo DLC single player per quel gigantesco capolavoro mai troppo incensato che è The Last of Us della Naughty Dog. Io ovviamente mi comprai a suo tempo il Season Pass soltanto per i DLC single player, quindi ovviamente tutta la giornata di San Valentino è stata dedicata al download. E ovviamente mo l'ho finito di brutto, quindi quale occasione migliore per il mio rientro ogni tanto sulle scene di YouTube, dato che manco da un cicinin pochino, se non per parlare di Left Behind The Last of Us. Quindi, Last of Us Left Behind, di che cosa parla? Parla un po' più di Ellie rispetto che di Joel. Tutto parte quando Joel viene saccagnato tantissimo nel centro commerciale ed Ellie deve trovare i medicinali per salvarlo. Vi ricordate quella parte? Benissimo. Cos'è che ha fatto Ellie per salvare Joel, per trovare le medicine, per sopravvivere in questa situazione orribile? Tutto questo ci verrà raccontato in questa avventura che è inframmezzata tra quello che sta succedendo e quello che è successo molto prima che Ellie conoscesse Joel o che addirittura entrasse in contatto con le luci. Il flashback ci racconta l'ultima serata passata tra Ellie e la sua migliore amica Riley. Questa ragazza è scomparsa da 40 giorni, torna nel cuore della notte per salutare la sua migliore amica Ellie e dà una notizia un po', insomma, un po' così: sono diventata una luce, domani me ne devo andare, stiamo assieme e vediamo un po' come va la serata. Io, come sapete, odio fare spoiler e non ne farò neanche in questo senso, ma da una premessa così tra virgolette banale è incredibile come i ragazzi della Naughty Dog siano riusciti a tirare fuori un racconto sempre carico di emozioni, malinconico, bello, triste. Cioè, una cosa allucinante. Le parti ambientate nel passato, tra virgolette, sono devastanti proprio per la persona, perché alternano momenti di puro svago tra due ragazze costrette comunque a crescere in un mondo orribile. Cioè, non sono proprio neanche delle ragazzine, perché non possono essere spensierate come lo eravamo noi o come lo siamo anche tuttora, perché comunque è un mondo difficile, come diceva Tonio Crotone, vita intensa, queste cazzate qua, però ci siamo capiti, proprio una brutta cosa. Queste ragazze che per una sola serata nella loro vita cercano un po' di svago, un po' di felicità, che trovano a sprazzi, perché comunque c'è sempre l'ombra del futuro incerto, delle luci, degli infetti, di qualsiasi cosa. Una storia toccante, meravigliosa, che in una durata esigua, perché dura neanche un 3 ore. Questo DLC ci racconta, ci fa già innamorare di un nuovo personaggio, Riley. Non ne sapevamo nulla, ma le vorremmo bene fin più o meno da subito, con uno sguardo, una parola. Un doppiaggio italiano fenomenale aiuta alla caratterizzazione dei personaggi, perché Ellie e Joel sono doppiati dagli stessi doppiatori del gioco originale, ma il lavoro proprio di intonazione, di recitazione è incredibile, è encomiabile. Chissà com'è in inglese poi. Queste 3 ore raccontano una storia di amicizia, di amore, di sacrificio, che neanche in 6 ore di un film di oggi che va al cinema lo trovi. Io lo so che dico banalità, ma ve le devo dire io con i DLC ho sempre avuto un rapporto un po' da puzzoni. Cioè, nel senso, a me non piace il DLC. Io penso che tutto quello che voglio giocare deve essere nel disco di gioco e io non compro mai un cacchio che sia downloadable content. Per The Last of Us ho fatto un'eccezione e ne sono felicissimo, perché proprio si aggiunge un tassello a questo puzzle che diventa essenziale una volta che l'hai finito. Anche la morale della storia, la morale della trama. Meraviglioso. A livello di gameplay siamo dove eravamo con The Last of Us, un survival più o meno horror, dove dovremmo trovare quante più cose in giro per costruire bombe, fabbricare medipack, per sopravvivere agli infetti e comunque anche ai sopravvissuti un po' malintenzionati, e nasconderci, fare, brigare, trovare. È più esplorativo che combattivo, insomma. Ci sono più elementi di esplorazione, soprattutto nelle parti ambientate nel presente, perché nelle parti ambientate nel passato è tutto un grande discorso. Cioè, sì, giochiamo, facciamo, però entriamo più in contatto con Ellie, entriamo più in contatto con Riley, entriamo più in contatto con il loro rapporto di amicizia. Quindi non è che si gioca tantissimo, si gioca sì il giusto per quello che penso sia un DLC, perché ripeto, io ne ho fatti pochi di DLC,
penso che sia una cosa comunque normale, dignitosa, 3 ore di gioco. Io speravo durasse di più, ma perché è bellissimo. Cioè, fosse stato brutto, 3 ore andavano più che bene. Sa che non se ne può mai abbastanza di più di The Last of Us. Quindi qual è il mio consiglio proprio spassionatissimo? Se avete giocato al gioco originale, se l'avete adorato come ho fatto io, questo DLC è davvero un'aggiunta meravigliosa, essenziale, ne avete bisogno, fidatevi di me, quindi compratelo subito. Io guarda, l'ho finito un'ora fa e ho detto no, devo consigliarlo a tutti, perché cioè per me diventa impensabile sapere che non ci state giocando, perché è davvero fenomenale, fantastico. Naughty Dog si confermano come alcuni tra i più grandi artisti della storia dei videogiochi, cioè io non ho nessuna parola da fare. E ultima cosa che voglio dire, tecnicamente questo gioco è talmente bello che non mi fa rimpiangere neanche troppo la PS4. E apriamo un altro topic, PS4, sbrigati, next gen, a far uscire dei giochi che io abbia voglia effettivamente di giocare, perché che palle, no? Ecco. Va bene, questo cosa vuol dire? Compratelo subito, giocateci, madonna, fatemi sapere nei commenti se ci avete giocato, se non ci avete giocato, se volete giocarci. E soprattutto vi chiedo scusa di due cose. La prima è che se mi scrivete su Facebook io non vi rispondo mai e non leggo mai, ma non perché sono stronzo io, ma perché l'uso del cellulare e non mi fa vedere le cose della pagina, quindi però poi ci arrivo con calma. E idem con i commenti di YouTube, io ogni tanto vedo che arrivano dei commenti, ma io ancora non ho capito come funziona con Google Plus e tutte le cose nuove un po' da giovani, quindi non so, non ho idea, cioè io vado ogni tanto a controllare e vedo che sono arrivati dei commenti e rispondo. Però vedo di essere il più veloce possibile, se c'è qualcuno che vuole dire qualcosa, se poi nessuno me ne parla, vabbè, oh ragazzi, io ogni tanto controllo lo stesso. Quindi ragazzi, alla prossima, buona serata, ciao belli!